proprio il ritmo iniziale di questa sorta di ripensamento di una musica antica applicata a questa immagine, l'ho divisa in sequenze. Prima il suo andamento, che doveva essere in qualche modo elegante ma con una sorta di dolore dentro. Poi ho seguito soprattutto, cosa che cerco di fare sempre, i movimenti della macchina da presa, perché in realtà ogni regista ha un suo modo, secondo me, di respirare le immagini. In musica noi schematizziamo sempre tutto in due movimenti, arsi e tesi, che poi non sono altro che l'espirazione e l'ispirazione. E in qualche modo sono convinto che tutto il processo del pensare alla musica avviene sempre in due. Anche i ritmi che sono in tre sono in due, li dividiamo sempre con un battere e con un levare. E il tipo di respirazione del principe, il tipo di movimenti di macchina da presa che Roberto ha fatto proprio la sequenza delle fotografie, come respira tutto il percorso delle immagini, mi ha suggerito questa idea di stacchi e di punti. In qualche modo ho segnato come se ogni nota in qualche modo incorniciava, tentava di incorniciare un cambio di immagine, di sequenza, di piano di movimento alla macchina da presa. Generalmente, quando una nota è molto espansa e dunque è molto lenta, questo tipo di lentezza si sposa con il sentimento della malinconia. Quando invece abbiamo una situazione molto ritmata, molto sostenuta, questo tipo di lavoro si sposa con la tensione. Cioè, se noi vogliamo costruire una scena thriller, dobbiamo lavorare sul ritmo, molto sul ritmo. Se invece vogliamo costruire una scena malinconica, dobbiamo arcare molto, no? Perché succede questo? Allora, una musica che vuole indurre alla malinconia o alla calma si sviluppa con note lunghe, lente e anche con atmosfere timbriche che in qualche modo aprono l'orecchio musicale e visivo dell'ascoltatore con dei grandi paesaggi, tant'è che in effetti la visione di questi paesaggi meravigliosi oggi mi ha suggerito una grande calma e tranquillità. L'idea del paesaggio esiste anche nella musica, anche perché noi uomini cerchiamo di dare a questa sorta di linguaggio particolare che è la musica anche la possibilità di vederla. Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua.